Buonasera, oggi vloggo pochissimo perché siamo usciti tardi da casa e anche perché stamani eravamo a casa dei parenti di Simo, quindi non ho vloggato stamattina, quindi stasera siamo qua. Questa è la scala o scalata dei turchi, te la faccio vedere meglio un attimino. Ecco qua. È tipo abbastanza simile alle scogliere di Dover, perché come vedete è tutto bianco e proprio a picco, si scaglia a picco sul mare. Come vedete. Simone e Alessio mi hanno lasciato da soli, si sono messi lì su. Che state a fare lassù? Ciao Nano! Ciao amore! Ora li raggiungo. Cosa fai? Nano! Amore, cosa c'è, amore? Dove mi vuoi portare? Oh, tutte le coccinelline! Tutte Coccinellini. coccinelline, guarda! Guarda che bellezza, Ghira! pizzole riflette su mentre Ciao! scende. Wow! È bellissimo! Guardate là! Ora non so se col sole si vede, ma laggiù ci sono delle altre scogliere bianche, tipo scogliere. Questa è praticamente tutta questa parte che va da lì e arriva fino a qua giù, è praticamente tutta scogliera bianca. Però guardate che splendore, ragazzi. Si allontanano sempre di più. Proviamo a salire. Tira, sta ferma. Di qua c'è il mare, poi ti giri e c'è la campagna, la collina e la campagna. E lì c'è il mostro di Sciacca. Un'altra volta, si Il mostro di Siculiana. è spostato. Ehi, ciao ragazzi, ci sono anch'io! Siamo arrivati ad Agrigento e per ora sembra carina. Siamo passati davanti a un paio di localini, due ristoranti, interessante. Poi si pensa che Agrigento sia più grande di Livorno. Dovrebbe essere più grande di Livorno, quindi Anche abbastanza più grande. sì, quindi se c'è la movida a Livorno, figurati se non c'è qui ad Agrigento. Quindi ora facciamo due passi e poi. No, non... Toccato? no, niente, niente. E adesso appunto facciamo due passi e poi cerchiamo un posto dove mangiare, amore. Sì, fa un Anche pochetto, perché sì. sono le 8 e cominciamo ad avere un po' di fame. Siamo fermati a mangiare un boccone, siamo all'Enoteca Enzolia, o Enzolia, non so come si pronuncia. Siamo in centro storico, quasi in centro storico d'Agrigento, e appunto è un'enoteca, fa anche cose interessanti. Adesso vi faccio dare un'occhiata al menù. Caprini, insomma, danno un po' di formaggi. Io ho perso mio figlio, dove vai, ciccione? Alessio? Alessio? No, amore. Oh, questo è un tequila sunrise come si deve. La granitina sotto e poi piano piano succo d'arancia. Oh, questo è un cocktail come si deve. Anche quello di Simo non è brutto, non è malaccio. Scusa,
Mamma mia. Ale. Ancora? Però come ci ritorna? Però come ci ritorni, eh? È buono il grissino? Grazie, vuoi un borsino te? No. Tagliere di formaggi con confettura di fico nero. Wow, confettura extra. Tira giù. In realtà quella non è acqua, è gin. Almeno dorme. Almeno dorme stanotte. Polpetta. Polpetta. Sembra che ci abbia gli occhi storti. Oddio. È fresca? È bella fresca, amore? Ecco, qui abbiamo ordinato le focacce. Questa è la Nzolia, se non sbaglio, che l'ho ordinata io. E questa è la Vastasa, che l'ha ordinata Simone. Abbiamo fatto metà e metà, lui sta già addentando. Non puoi addentare prima che io inizi a vloggare. C'ho fame. Vabbè. È un buon odore. Com'è? Buona. Buona? Buona, buona. Bello, ma che caldo il pane. Niente, approvata quindi. Mi più con l'altra, però. Abbiamo finito di cenare, siamo stati veramente bene. Ve lo riconsiglio, il ristorante è un'enoteca. Nzolia, o Nzolia, non lo so come si pronuncia, e nella piazzetta di Agrigento, davanti al Banco di Sicilia, per farvi capire. E abbiamo mangiato veramente bene, siamo sazi, e io non ho preso neanche il dolce, quindi per me è un evento storico, ragazzi. E abbiamo speso il giusto, direi, perché con quello che abbiamo preso abbiamo speso il giusto. E abbiamo, anche perché, ragazzi, io e Simone lo sapete, noi giochiamo a quattro ristoranti quando finiamo una cena o un pranzo, noi giochiamo sempre a quattro ristoranti, quindi chi indovina ha vinto il prezzo totale della cena o del pranzo. Quindi adesso andiamo verso la macchina, anche perché, ragazzi, io ho un tequila sunrise e una birra in circolo, quindi ho un attimo di Ora vi faccio vedere una cosa. Chi porta chi? Cioè, è Alessio che porta Kira o Kira che porta Alessio? Sì, occhio, perché qui c'è la strada, babbo. Ale, pianino, amore. Vieni qua. Ma chi porta chi, secondo te? È Ale che porta Kira? O Kira che porta Ale? Pianino, perché ci sono le macchine. Parte babbo, sono le 10:25, non so se è aperta la Valle dei Templi. Ma che la sera sono illuminati, cioè, ci si vuole passare? No. Anche perché io c'ho ancora l'alcol in circolo, non so quanto reggo. Guardate che meraviglia. Ci provo. Oh, wow, guarda i templi, guarda! Non si vede una ceppa perché c'ho le luci dei lampioni. Babbo. Non si è visto? Babbo. Non so. Che c'è? Wow. Non si è visto una beata ceppa perché c'ho, oh mio Dio. Forse qualcosa sono riuscita a prendere, però, eh. Wow. Wow. Wow, Ale! Bello, vero? Mabbo! Mabbo! Cos'è Mabbo? Sì, sì, sto continuando a riprendere, Simo.
Se non mi passassero le macchine davanti, riuscirei a vedere qualcosa. No, no, è tutto buio. Celle. Celle, sì, celle, ma non sive. Infatti, celle piante. No, non si, e non si vede una mazza. Fate tutti insieme. La cannuccia la faccio. Ah, aspetta, ancora. Brutto sei. Allora, è mezzanotte e siamo stanchi. Comunque siamo stati poco fuori oggi rispetto a ieri. Sì, siamo stati fuori poco rispetto a ieri, che siamo stati fuori 12 ore. Beh, oggi c'è da recuperare un po'. Oggi dovevamo recuperare un po'. Amore, aspetta, dai la buonanotte prima. Ale. C'è sonno, dai. Dai, buonanotte Tati. Ho sonno. Buonanotte. Non vuoi dare la buonanotte? Oh, che bello! Che primo piano piangente. Buonanotte! Anche da lui.